Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Benvenuti qui da Edo del Trend Attacco. Oggi siamo qui per parlare del nuovo stadio, cioè di San Siro e dell'ipotetico nuovo stadio di Milan e Inter. Andremo a leggere un po' di notizie ricavate da internet, dai dirigenti nerazzurri e rossoneri, e poi dirò anche una mia opinione su di quello che ne penso io. Innanzitutto, queste notizie sono nuove, proprio di oggi. Il presidente del Milan, Scaroni, dice che la società rossonera sta lavorando da ben 6 mesi con quella nerazzurra per il progetto del nuovo stadio, abbandonando il San Siro, che diventerebbe un museo praticamente. L'eventuale ristrutturazione potrebbe dei lavori porterebbe a dei lavori per i quali dovremmo lasciare San Siro per 3 anni e giocare tra Parma, Verona e Varese. Questo qui è quello che dice il presidente rossonero. Dice che, praticamente, riassunto in poche parole, stiamo lavorando da 6 mesi con l'Inter per il progetto del nuovo stadio. Come qualcuno dice, non vogliamo abbandonare San Siro, ma ci vogliono minimo 3 anni, se non ho letto male, in cui il Milan giocherebbe a Varese, a Parma e a Verona. Quindi non sarebbe una cosa piacevole per i tifosi, anche se molti amano San Siro, e quindi, cioè, sinceramente, secondo me sarebbe, cioè, per loro sarebbe meglio fare un nuovo stadio. Non lo so, io vi dico la mia. San Siro, sinceramente, sì, è uno stadio in cui hanno vinto i più grandi campioni, quindi sarebbe giusto tenerlo. Però anche l'idea di provare a fare un nuovo stadio, solo l'idea, provare a farlo, poi se ha un gran successo, perché poi bisogna riammodernizzare lo stadio, non è che può sempre restare quello. Secondo me rifare un nuovo stadio non sarebbe una cattiva idea, sia per Milan che per Inter. Anche se io continuo a pensare che, a parte lo stadio che dovrebbe essere di proprietà, e quindi avere gli stadi di proprietà e non più della FIGC, è comunque una cosa giusta. San Siro comunque si potrebbe utilizzare per, non so, ipotetici europei, mondiali, olimpiadi, così. Io comunque, secondo me, io sono sempre stato dell'idea che una delle due squadre, non so chi voleva, chi se la sentiva, chi prendeva per prima l'iniziativa di abbandonare San Siro e fare un nuovo stadio, lei, lasciando, tipo, per esempio, Milan fa un nuovo stadio e l'Inter rimane San Siro, o viceversa, perché comunque questa cosa che uno può giocare in casa mentre l'altro deve giocare in trasferta per forza, comunque è una cosa abbastanza scomoda, che per esempio a Torino hanno già risolto con la Juve, che ha deciso di fare un nuovo stadio. Quindi secondo me non sarebbe assolutamente una cattiva idea, anzi, a me San Siro piace, ma sinceramente il Milan potrebbe anche cambiare stadio, visto di ammodernarlo un po', poi fare tutte, è una questione anche di estetica, fare tutti non so, le coppe che ha vinto il Milan, gli spalti del colore del Milan, che comunque è una bella cosa, perché San Siro adesso è colorato un po' di azzurro, un po' di rosso, ma adesso, cioè, si potrebbe anche da fuori, comunque sarebbe, secondo me, una cosa giusta e saggia fare, dividere i due stadi, uno per l'Inter, uno per il Milan. Ma credo che questo non funzionerà mai. Quindi, se ci sarà un nuovo stadio, io sono favorevole. A me comunque mi va bene un nuovo stadio, perché giocare 3 anni in un altro stadio non è una cosa bella. Perché, ad esempio, il derby Milan-Inter non si giocherebbe a San Siro, ma si giocherebbe, non so, a Verona. Cioè, i tifosi non sarebbero tutti, perché Milano-Verona non è così vicino. Quindi, secondo me, sarebbe una giusta idea rifare lo stadio e mentre lo rifanno, continuare a giocare a San Siro. Niente, ragazzi, questa è la mia opinione. Lasciate tanti bei viaggi, scrivetevi la vostra opinione qui sotto e ciao.